Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Direi che è l'unica settimana che rimane all'interno della stagione corrente in cui avremo un po' più di tranquillità, un po' più di margine di manovra per parlare anche di argomenti in cui possiamo prenderci delle pause e andare un po' più nel dettaglio, perché poi la settimana prossima si giocherà la finale di Coppa Italia, il 15 di maggio. E subito dopo, la settimana successiva, saremo praticamente alla fine della stagione e inizieremo ad avere delle ufficialità. Quindi questa è l'unica settimana un po' più vuota in assoluto. Quindi approfittiamone per tirare un po' un sospiro di sollievo e parlare di alcuni argomenti qua e là. Quindi facciamo un video riepilogativo partendo da una brutta notizia, anche se in realtà per quello che è il rendimento di Capitan Danilo in questa stagione forse una brutta notizia non è, perché ne abbiamo parlato spesso nelle pagelle quando siamo andati a dare le valutazioni sulle prestazioni dei singoli, ma Danilo è uno di quei giocatori che non sta dando fiducia e ha un infortunio muscolare e si parla addirittura di una sorta di miracolo per averlo in campo in finale di Coppa Italia. Io non andrei a rischiare, a maggior ragione perché il giocatore è in difficoltà in questo momento, quindi non avrebbe senso andare a inserirlo in campo soltanto per fargli fare presenza. Abbiamo un Rugani che in questa stagione ha dimostrato di poter essere assolutamente un giocatore affidabile per rendimento, e quindi Rugani titolare di Coppa Italia per me in finale sarebbe assolutamente adeguato. Poi è anche vero che dei quattro perni difensivi, quindi Szczęsny, Danilo, Gatti, Bremer, giocherà Perin perché è il portiere di Coppa, non ci sarà Danilo al suo posto, immagino Rugani, spero non Alessandro, perché se si va a schierare Alessandro titolare in finale di Coppa Italia significa anche un po' andarsela a cercare, però la Juventus potrebbe andare con una configurazione del genere. Non so quanti di voi navighino le pagine di Twitter, di X, però c'è una cosa che mi fa morire dal ridere. Da quando c'è la spunta blu su Twitter a pagamento, quindi qualsiasi persona può pagare per avere il tick blu e apparire anche in cima alle ricerche, avere l'account che viene visualizzato più spesso all'interno della timeline, dell'home page, roba del genere, mi ritrovo sempre, costantemente, alcuni account con la spunta blu, quindi che fanno finta di essere chissà quali tipo di fonti alla base, che riportano notizie taggando Sky Sport, e solitamente le notizie sono sempre due. Secondo Sky Sport Allegri se ne andrà, secondo Sky Sport Allegri rimarrà, ciclicamente. Cioè, una giornata Sky Sport ha detto che se ne va, una giornata Sky Sport ha detto che rimane, una giornata Sky Sport ha detto che valuta la Coppa Italia, la qualificazione Champions in quel caso, eccetera, eccetera. Ragazzi, adesso va bene tutto, io non voglio offendere l'intelligenza di nessuno. Non sono qui a dirvi che Allegri rimarrà per certo o se ne andrà di certo. Quello che vi voglio dire è che di una cosa sono sicuro, cioè che la Juventus ha già deciso. Non è che si mette lì e se Perin fa la parata su Lookman o su Cobbeners in finale di Coppa Italia e la Juve riesce a portarsi a casa il trofeo, allora ha senso, si capisce che Allegri è l'uomo giusto per un nuovo progetto. Se invece Lookman fa gol nell'angolino basso e Perin non ci arriva, cavolo, vedi, allora Allegri lì ha sbagliato perché non è l'uomo giusto. Va bene tutto, io non, davvero non voglio offendere l'intelligenza delle persone, però leggere che oggi la Juventus aspetta di capire quale sarà il futuro di Allegri in base al risultato della finale di Coppa Italia, io credo che non ci sia niente di più lontano e distante dalla realtà in assoluto. È impossibile che una società ragioni così, a maggior ragione una società come la Juventus. In queste ultime ore sto leggendo che però la Juventus si sarebbe resa conto che esonerare Allegri è un costo. Ragazzi, anche qui ribadisco, poi magari Allegri rimane, non sono qui a dirvi che se ne va, ma sicuramente queste sono cose che hanno preso in considerazione ben prima del 7 di maggio. Sarebbe veramente scandaloso il contrario, ma provate a immaginare se Giuntoli dice no vabbè, aspettiamo di vedere se Allegri la vince oppure no, e poi magari quando dice no vabbè sai, lo esonererei, oddio ma costa dei soldi, bisogna dargli dei soldi, ma chi lo sapeva? Va bene tutto, non so dirvi con certezza come andrà, anche se le mie sensazioni le sapete al 100%, però queste robe offendono veramente l'intelligenza delle persone che le leggono e che le ascoltano. Io ho letto tanta gente arrabbiata anche per quella che è stata la partita con la Roma,
Ragazzi, purtroppo siamo questo in questo momento qui. Non significa che vada accettato. È giusto essere arrabbiati, è normale essere arrabbiati. Vuol dire che è rimasto qualcosa di buono dentro di noi, del non volersi accontentare del minimo. Alla Juventus accontentarsi del minimo è sbagliato, non può esserci, assolutamente. Però sappiamo bene che è già tutto deciso, come vi ho spiegato pochi minuti fa, e sappiamo bene che la Juventus viene da qualcosa di vergognoso. Ingiustificabile, veramente è un atteggiamento vergognoso quello della Juventus e dei suoi tesserati da fine gennaio ad oggi. Cioè, su questo non si scappa. Le valutazioni che andavano fatte sono già state fatte e le valutazioni sono prettamente negative perché è impossibile non avere nemmeno un briciolo di amor proprio e cercare di terminare la stagione nel migliore dei modi. Io ho scritto un articolo in cui andavo a parlare del DNA della Juventus e vi dicevo che se penso a DNA Juventus, a me mi vengono in mente due interpretazioni. Il fino alla fine e il vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quest'ultimo significa che l'obiettivo deve essere sempre la vittoria. Poi se non ci si riesce, l'importante è dare fastidio agli avversari fino alla fine. Questi due concetti per me sono intrecciati e rappresentano la Juventus. Ecco, quanto più distante possibile dalla Juventus di questa stagione, perché il fino alla fine è proprio l'opposto. Abbiamo fatto fino all'inizio. Abbiamo fatto fino a gennaio, dovremmo cambiare il motto, lo slogan da fino alla fine a fino a gennaio, a fino a Juve Empoli. Dove, a me fa ridere che c'è della gente che mi scrive, no, però Juve, fino a Juve Empoli ti andava bene perché si giocava male. Ragazzi, si è sempre detto che dopo Sassuolo-Juventus 4-2, la Juventus ha tirato i remi in barca, ha deciso di non fare delle prestazioni di livello, ha cercato soltanto di portarsi i punti a casa ed erano degli equilibri precari dove si stava overperformando perché non si subiva gol. Se non ci credete, ci sono i video qui, ci sono le analisi, ci sono gli articoli. Vi ho sempre detto tutto questo. Vi ho anche detto che non avrei confermato e rinnovato Allegri nemmeno in caso di scudetto, perché la Juve serve altro. Quindi è normale essere arrabbiati, però non venite a prendervela con me, a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Ripeto, è tutto qui. È tutto qui. Lo sappiamo. Quando non prendevamo gol, continuavamo a dire, ragazzi, sì, va bene, ma quando poi si inizierà a prendere gol, e quando abbiamo iniziato a prendere gol, abbiamo dimostrato che non eravamo poi in grado di ribaltarle queste partite. E stiamo arrivando in un finale di stagione in cui stiamo segnando troppo poco per essere veri. Ora, in quell'articolo lì, io però mi arrabbiavo non solo con Allegri, perché è ovvio che in una situazione come questa la gestione della Juventus non è relativa soltanto all'allenatore. Allegri ha delle colpe? Sì, per me è il più grande colpevole della situazione attuale della Juventus e se devo valutare i 3 anni di Allegri sono fallimentari, cioè non trovo un altro termine per valutarli e questo lo mettiamo da parte. Però qui ci sono dei calciatori che davvero un minimo di amore proprio non ce l'hanno, che scendono in campo soltanto perché da calendario loro quel giorno, domenica 5 maggio, devono andare a Roma e quindi andiamo a fare la gita a Roma a vedere la Fontana di Trevi. No, non funziona così. Quando indossi la maglia della Juventus e devi rappresentare la Juventus e la sua storia, parliamo di DNA. Ok, allora il DNA della Juventus in questo momento è calpestato sia dall'allenatore che dai giocatori. Il DNA della Juventus, da quel Juventus Empoli ad oggi, è stato calpestato. La Juventus ha la possibilità di prendere questi 3 punti con la Salernitana, conquistare sta Champions dannata maledetta e iniziare a ragionare veramente sulla finale di Coppa Italia che deve essere quel cioccolatino in più. Anche perché ragazzi, qui stiamo parlando di una situazione, io leggo ancora gente che mi viene a dire sì, però con questo centrocampo l'Inter è più forte. Qui si sta ignorando il fatto che da quel fine gennaio, da quel Juventus Empoli 1-1, soltanto Salernitana, Sassuolo, Frosinone e Udinese hanno fatto peggio di noi dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista dei punti. La Juventus sarebbe al 15° posto in Serie A e qualcuno mi potrebbe dire sì, ma il campionato dura 38 giornate, non soltanto le ultime 14, indubbiamente, però significa anche che non c'è assolutamente più collante né lato staff tecnico né lato gruppo squadra, né ai calciatori né allenatori importa più. Perché tanto comunque ci stiamo trascinando via, ci stiamo appoggiando su quell'inizio di stagione dove avevamo overperformato, perché abbiamo raccolto tanti punti anche in partite dove comunque sapevamo che il risultato era molto in bilico e si faceva fatica a
a riuscire ad immaginare la Juventus che potesse andare avanti e replicare quei risultati lì, perché tante partite sono state delle partite molto episodiche. Quindi buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che era arrivato anche extra per fortuna, per bravura, per quello che volete voi, lo buttiamo via, perché va bene così, perché ci siamo sciolti dopo le sconfitte con Inter e Udinese. Sì, però sono passati 3 mesi e in 3 mesi la Juventus ha vinto 2 volte in campionato, 1 in Coppa Italia. Cioè, anche la finale di Coppa Italia ci si arriva dopo una partita a Roma dove meno male che Guea sbaglia a tirare e Milik fa quella lettura lì. Cioè, quello che voglio dirvi io è che tutto troppo paradossale, tutto troppo negativo, sta andando tutto troppo male. Meno male che quelle dietro hanno iniziato anche un po' a perdere colpi, il Bologna, la Roma, l'Atalanta, hanno iniziato a pareggiare qualche partita di qua e di là, ma meno male, perché se no fosse stato per noi sarebbe stato un problema. Quindi io oggi pomeriggio farò una live qui sul canale, vi invito a essere presenti, inizierà intorno alle 14, forse qualcosina di più, ve la programmerò così potrete vedere tutti l'orario bene, tranquilli. E voglio parlare dei calciatori e voglio fare un gioco insieme a voi, quelli che terrei e quelli che non terrei in relazione a determinati allenatori. Partiremo da Thiago Motta, che è l'allenatore che sembra quello favorito per l'anno prossimo. E se ci sarà tempo affronteremo anche altri profili che magari sceglierete proprio voi in diretta. Quindi ragazzi, per riassumere, ci sta a essere arrabbiati, ma ci rendiamo conto di quello che è questa Juventus in questo momento qui? Cioè, se noi non ci rendiamo conto che veramente dentro la Juve adesso aspettano soltanto che finiscano queste partite qui e non gliene frega niente di migliorarsi, di mostrare, niente frega nessuno, perché tanto è già tutto deciso. Se non lo capiamo è un problema. È un problema non perché, è un problema perché che poi siamo lì a dire sì, ma questa non è la Juve. Certo, certo. Quando si parla di DNA Juve, la prima cosa che mi viene a pensare è il fino alla fine. Questa squadra sta onorando il motto fino alla fine? No. Benissimo, questa è una Juve che si dimostra non essere Juve. È molto semplice. E manca poco al termine di questa stagione, e manca poco alle ufficialità, manca poco al futuro della Juventus. A dopo.